ABC 123. Una delle password più comuni e maggiormente utilizzate su internet. Ma che cosa rischiamo effettivamente ad utilizzare una password così semplice all'interno dei nostri account? Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e oggi cercheremo di capire insieme tutti quanti i segreti dietro la tecnica più utilizzata dagli hacker per rubare i nostri dati personali, ovvero il password cracking. Obiettivo del video? Fare in modo che a voi non capiti mai e poi mai una cosa del genere. Quindi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se vi interessa tutto questo mondo che ruota attorno all'informatica, ma soprattutto alla sicurezza. E mi raccomando, fatelo, perché grazie ai like capisco se una serie vi interessa oppure no. Ah, è giusto specificarlo, questo video è fatto solamente a scopo educativo. Non effettuate mai queste azioni su nessuno se non avete il suo esplicito consenso. Impariamo l'informatica insieme, divertendoci. Per i nostri mirabolanti esperimenti di questo episodio sull'hacking andremo a utilizzare una macchina virtuale, ovviamente Kali Linux. Se non sapete come installarlo, vi ricordo che ho creato un video apposito su come installare appunto una macchina virtuale sul vostro computer Windows. Ve lo lascio qui sopra nelle schede. La motivazione per la quale utilizziamo Kali Linux, ragazzi, è perché al proprio interno possiede una serie di comandi e pacchetti già installati scaricando il sistema operativo che ci saranno molto utili per fare qualche piccolo giochino insieme. Supponiamo che vi troviate su internet e che dobbiate loggare all'interno del vostro sito preferito utilizzando il vostro username e la vostra password. Per simulare questa situazione, che ovviamente avverrà in locale sul mio computer, non andremo in realtà su internet a fare questa cosa, apriremo un bel terminale che si trova in alto a sinistra e lanceremo il seguente comando: python -m http.server, e diamo una porta random 1234. Diamo l'invio. Questo comando, ragazzi, ci consente di simulare qui sul mio computer, sulla macchina virtuale, la presenza di un sito fittizio che risponderà alle nostre richieste. Quando noi andiamo su internet e facciamo richiesta a Google di un indirizzo, quindi www.pippo.paperino.com, il nostro caro internet ci fornisce, dopo la nostra richiesta di scaricare la pagina internet, proprio la pagina che abbiamo ricercato. Bene, in questo modo noi abbiamo praticamente simulato che all'indirizzo 0.0.0.0 esista una pagina internet con niente al proprio interno, ma che semplicemente risponde alle nostre richieste di login. Bene, solitamente quando noi vogliamo loggare su un sito dobbiamo inserire i nostri dati, quindi apriamo un altro bel terminale con il tasto destro Open Terminal Here e proviamo a connetterci al sito. Il comando per connetterci al sito è ssh e diamo giustamente l'indirizzo a cui vogliamo connetterci, che è lo 000. Diamo l'invio e magicamente qui ci chiederà: caro Dani, potresti darmi la password per loggarti all'interno del tuo account fittizio che si trova su internet? Noi spariamo a caso, facciamo ABC123. Ovviamente quando scriviamo una password non corretta, il mio server risponde: permesso negato, per favore prova di nuovo. Ora mettiamoci un attimo nei panni di un hacker che vuole effettivamente riuscire a penetrare sul profilo di qualcuno che si trova all'interno di un sito web. La prima idea che gli può venire in mente è quella di provare con tutte le possibili password del mondo, quindi proverà con 1, 2, 3, 4 e ovviamente verrà buttato fuori. Proverà con 1, 2, 3, 4, 5 e ovviamente verrà buttato fuori. Proverà con tutte le possibili combinazioni. Ovviamente, come avete visto, questo server web non è scemo e dice: cavolo, qualcuno sta tentando di effettuare l'accesso sul profilo di qualcuno di cui non ha l'autorizzazione perché continua a sbagliare la password, lo buttiamo fuori. Ed è quello che appunto è avvenuto. Permesso negato, la password non è quella corretta, ciao ciao, hai fatto troppi tentativi, ti butto fuori. Questa, ragazzi, è la stessa situazione che avviene quando provate a loggare con i dati di qualcuno e giustamente il sistema deve trovare un modo per difendere la privacy e i dati personali della persona che effettivamente sta subendo un attacco. Questo particolare attacco che abbiamo appena provato ha il nome di Brute Force Attack e fondamentalmente consiste nel provare randomicamente tutte le combinazioni possibili e immaginabili del mondo finché non riusciamo a beccare la password corretta della persona. Come avrete visto, però, ha molti punti di debolezza, come ad esempio il fatto che dopo due o tre richieste si viene buttati fuori e bannati permanentemente perché si sta cercando di violare un account non nostro. Esiste un modo molto più intelligente di effettuare questa tipologia di testing, che si chiama in realtà in gergo informatico di sicurezza penetration test di un sito web, ovvero utilizzare il cosiddetto dictionary attack, ovvero attacco a dizionario. Questa tipologia di attacchi non si basa sul provare randomicamente con tutte le parole possibili del mondo il login su un sito internet, ma fondamentalmente si basa sulla presenza di liste di password, che sono le password più comuni utilizzate dagli ignari utenti che decidono di usare qualcosa di molto insicuro come propria password all'interno di un sito. Ma chi ci dà
questa lista di password più comuni? Beh, molto banalmente, ragazzi, negli anni sono stati effettuati degli attacchi di hacking di massa che hanno praticamente trafugato tutte le password presenti su dei siti web veramente molto grossi. Alcune di queste liste sono salvate direttamente all'interno di Kali Linux. Se infatti andiamo a navigare all'interno delle cartelle del nostro Kali Linux, e non ci andrò con il terminale perché so che molti di voi sono abbastanza inesperti, quindi lo facciamo con l'interfaccia grafica, e scendiamo all'interno di File System, entriamo in USR che si trova qui sotto, andiamo in Share e poi entriamo in Word List, eccola qua, vi troverete davanti questi file. Ad esempio rockyou.txt, che adesso andrò a copiare e salvare sul nostro desktop, è una Word List che è stata prodotta dopo un attacco hacker che, se non ricordo male, è avvenuto nel 2009 e contiene tutte quante le password più comuni del mondo. Ovviamente, ragazzi, sono dei file enormi e quindi ci vuole un po' di tempo prima di aprirli. Sono gigabyte e gigabyte di testo uno sotto l'altro, una password per ogni riga, e diciamo che se volete scegliere una password per i vostri account non dovete mai e poi mai utilizzare una di quelle password che vedrete tra qualche secondo apparire a schermo. Il documento è valido, premiamo su ok e magicamente, se non crasha, essendo un file gigantesco ed essendo io su una macchina virtuale, ok, si è aperta, ci ho messo un pochettino. Queste sono le password più comuni utilizzate all'interno di internet oggi: 123456, password, I love you, principessa, ABC, Nicole, Daniel, baby girl, scimmia, e poi qui ce ne sono veramente tantissime. Abbiamo quante linee? Sono, boh, cioè ne sta continuando a caricare, siamo già alla riga 350.000 e ha caricato già il doppio delle righe. Ce ne sono veramente tantissime. Queste password aiutano gli hacker ad entrare nei vostri account, quindi mai e poi mai utilizzare una password come Ronaldo2K7. Sono troppo semplici e veramente facilissime da indovinare. Per provare il nostro attacco a dizionari non utilizzerò tutta quanta la password list RockYou perché è enorme. Ne ho preparata un'altra per voi chiamata Common Password, dove io ho scritto una listina di quante sono, 40-50 password randomiche, ci saranno utili per il prossimo esperimento. Ora che la nostra lista di password comuni, che io ho rinominato banalmente con il nome password, è completa, andiamo a fare lo stesso tentativo di login all'interno del sito fittizio che abbiamo provato in locale. Per farlo utilizzeremo il comando Hydra, che è, diciamo, un tool molto potente di Kali Linux che ci consente di effettuare attacchi a dizionario. Andiamo a specificare il nome dell'host, che in questo caso sarà il nostro username, che leggiamo qui essere Vagrant, quindi lo scriviamo tra virgolette Vagrant, e con il comando -p andiamo a specificare la lista di password comuni che desideriamo che Hydra testi all'interno del nostro sito web. In questo caso la lista di password si chiama banalmente password, ci troviamo sul desktop, quindi scriviamo password e a questo punto andiamo a specificare l'indirizzo del target su cui vogliamo effettuare questo esperimento. In questo caso sarà il nostro sito 0.0.0.0 e per effettuare il login utilizzeremo SSH, che chiamiamolo è un comando che si utilizza per entrare in un computer che si trova remoto, quindi SSH. Premiamo l'invio e guardate quanto in fretta, letteralmente in meno di un secondo, il nostro tool Hydra ha trovato la password. L'host 0000 ha un username Vagrant con password Vagrant, molto banale. Quello che succede è che fondamentalmente lui ha provato con tutte le password presenti in questo file e alla riga 16 vede che c'è scritto Vagrant. Se lo andiamo a cancellare e andiamo a salvare nuovamente questo filettino, chiudiamo qui e rilanciamo lo stesso identico comando, vedrete che non riusciremo più ad entrare. Infatti lui sta provando con tutte quante le password e, come vedete, rimane qui fermo, bloccato a cercare di capire se può entrare all'interno del nostro caro 000. Un target completato, 0 password valide trovate. Questo, ragazzi, ci insegna un'altra cosa: non utilizzate mai il vostro username come password, è troppo semplice, usate della roba più complicata. L'attacco che avete visto all'interno di questo video, ragazzi, ha avuto successo perché il mio sito internet non aveva nessun tipo di protezione contro attacchi del genere. I moderni stili di oggi utilizzano dei meccanismi molto intelligenti che riescono ad accorgersi proprio di questi tipi di attacchi, quindi non provate mai questa roba all'interno del mondo reale se non volete passare dei grossi guai. Esiste un'intera branca dell'informatica chiamata IT Security e addirittura delle vere e proprie professioni che fanno esattamente quello che abbiamo fatto oggi all'interno di questo video. Questi soggetti, ragazzi, vengono chiamati White Hat
che a differenza dei Black Hat, che fanno le cose in maniera malevola, hanno proprio il compito di andare a testare tutte le vulnerabilità dei siti e delle applicazioni dei sistemi di altre persone. Quindi se volete studiare e appassionarvi a questo mondo, siete sicuramente capitati sul canale giusto. Bene ragazzi, per il video di oggi è tutto. Se vi piacciono questi argomenti, vi interessa un pochettino entrare di più a fondo nel mondo della sicurezza informatica, lasciatemi un bel like e ovviamente iscrivetevi al canale, perché arriveranno sicuramente in futuro dei contenuti sfiziosi come questo. Detto questo, il vostro ingegnere vi saluta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!